Bentrovati amici di Tech Different con il nostro classico podcast settimanale che racchiude alcune delle più interessanti news che trovate sul nostro sito e anche video sul nostro canale YouTube che vi invito a visitare e ad iscrivervi se vi aggrada. Partiamo subito come al solito con le recensioni. Abbiamo recensito le lenti 3 in 1 di OK, davvero interessanti soprattutto per i nostri smartphone o tablet che tramite una praticissima clip si applicano alla fotocamera posteriore del nostro dispositivo per scattare fotografie fisheye con grand'angolo e soprattutto macro. La funzionalità macro io l'ho trovata, la lente macro l'ho trovata davvero interessante, vi invito a leggere la mia recensione a riguardo. Poi abbiamo recensito le auricolari stereo Bluetooth, sempre di OK, con un design davvero molto molto elegante, ma anche il prezzo è davvero molto concorrenziale e offrono anche una qualità audio, sia per quanto riguarda l'ascolto musicale che anche per il microfono, davvero per le chiamate, davvero interessante. Chiudiamo le recensioni con la recensione della docking station di Sitecom, con moltissimi ingressi a disposizione e soprattutto saranno felici coloro i quali lavorano in ufficio ed hanno ancora un monitor VGA, infatti, ed è qui il punto forte di questa docking station, all'ingresso VGA. Per tutti i dettagli ovviamente vi rimando i nostri articoli dedicati. Parliamo ora del Computex che si è svolto a Taipei, soprattutto di Asus che ha presentato la nuova gamma di Zenfone 3, nonché lo ZenBook 3. ZenBook 3 che secondo me rivaleggerà con l'iPad Air da 12 pollici di Apple, perché si è rilevato lo ZenBook 3 davvero molto molto interessante. Attendiamo appunto di testarlo e proporvi la nostra recensione. Passiamo ora ad un altro articolo interessante, ovvero la sfera per controllare casa, Orbi si chiama, e in pratica è una videocamera posta su una sfera che controlla, che serve per monitorare la casa o l'ufficio. Davvero molto interessante questo nuovo progetto, vi invito a leggere appunto l'articolo dedicato. Poi vorrei parlare anche delle mod di Fallout 4 su Xbox One, in quanto sono uscite da qualche giorno e sono disponibili finalmente sulla console Microsoft. Saranno disponibili nel mese corrente, così ha detto Bethesda, anche su PlayStation 4. Poi parliamo anche della doppia fotocamera di iPhone 7 Plus, che dovrebbe essere presente appunto sul modello di punta dell'azienda di Cupertino. Questi sono i rumors che ci arrivano, gli ultimi rumors diciamo che ci arrivano direttamente dalla Cina, dove sapete c'è la Foxconn che produce appunto gli iPhone. Chiudiamo poi con Ubisoft che ha anticipato alcuni dei nuovi titoli che saranno rilasciati a breve e che saranno presentati durante le 3 in America, l'annuale conferenza, l'annuale evento diciamo dove vengono presentati tutti i videogiochi dedicato al mondo dei videogiochi appunto. Qui Ubisoft ha presentato su tutti Watch Dogs 2, molto molto atteso, e anche ci sono stati molti rumors a riguardo di questo videogames, e finalmente Ubisoft li ha svelati fra virgolette in anteprima. Noi vi abbiamo dato anche un elenco tramite comunicato stampa ovviamente che ci ha rilasciato Ubisoft di alcuni giochi che saranno annunciati alle 3, quindi vi invito a leggere il nostro articolo dedicato. Bene, io direi di chiudere qua, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro a tutti un buon weekend e vi rimando a settimana prossima al prossimo podcast. Grazie, un saluto a tutti.